Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Virna Motta e oggi parleremo del modello dei sette criteri che ci aiuterà, insomma, a capire come valutare un'iniziativa di innovazione. Intanto mi scuso che non ho il video perché sono a casa e quindi per problemi di banda non voglio far saltare tutto, preferisco lasciare solo la voce. Scorreremo alcune slide, io penso di parlare per circa mezz'ora, forse qualcosina di più, e poi lasciamo, insomma, spazio alle domande. Allora, partiamo, come al solito non parte mai la prima slide. Ok, allora, dove si colloca questo argomento? Si colloca nell'ambito della misurazione, cioè sappiamo tutti benissimo che misurare l'innovazione e le performance aziendali è diciamo, un annoso problema, sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista anche emotivo, cioè essere misurati non è mai bello, soprattutto nelle iniziative di innovazione, quando appunto magari non abbiamo tutte le informazioni per poter dire se il progetto ha le gambe o no, e quindi andiamo a volte molto con la pancia e con il sentimento. Ecco, questo modello che vedremo oggi ci permette di andare un po' meno a sentimento e di avere una governance, chiamiamola così, un pochettino più strutturata, tenendo sempre presente, ovviamente, che stiamo parlando di innovazione, quindi di qualcosa che ancora non è ben definito, non ha ben un contorno. Qui vi ho messo alcune citazioni sull'importanza della misurazione, no? Dicevamo all'inizio che non è mai simpatico, no? Essere misurati, il problema però qual è? È che se io non misuro non capisco che cosa sta succedendo, non posso prendere delle azioni correttive e appunto non comprendo appieno quali sono le relazioni e le correlazioni che succedono, che avvengono nel contesto. Quindi, detto questo, il modello è abbastanza neutro, nel senso che non ci dà delle, come dire, delle sensazioni tranciante del dire oddio sì, oddio no, ci dà una sorta di semaforo, però ci dà una sorta di guida. Ovviamente abbiamo detto, teniamo presente che siamo nella fase iniziale di un'idea, stiamo scremando quelle che sono le prime idee, no? Magari non, perché ha familiarità con le tecniche di design sprint o di design thinking, nella prima fase si diverge sempre e qui cerchiamo di convergere sulla prima scrematura, diciamo, di quelle che sono le idee più promettenti. Vi ho riportato ancora qualcosa, qualche insomma, scampolo di letteratura per dire che già si parlava nel 2008 di la balance scorecard, piuttosto che come valutare, no, le performance, per esempio, di una funzione R&D, che notoriamente e storicamente è un po' la funzione che ha in mano, no, la tecnologia e che quindi insieme, chiamiamolo così, al marketing, oltre al marketing, è, diciamo, la funzione che più si fa promotrice di innovazione in azienda. Quindi, insomma, queste sono un po' nel 2002 e nel 2008 i due pilastri della letteratura che ci guidano nei concetti di misurazione dell'innovazione, no? Questa ovviamente è la balance scorecard classica. Quindi, fatta tutta questa premessa, andiamo a vedere dove questo modello, prima di entrare nel dettaglio appunto del modello, si va a collocare nel nostro processo di innovazione, no? Dicevamo prima, nelle primissime fasi di ideazione, ma anche più avanti. Infatti, qui vi ho schematizzato quello che, secondo la mia esperienza, è la esemplificazione più basica di quello che è il processo di innovazione, quindi come vedete attraversa tutta l'azienda ed è composto da tre macro fasi: la fase di feeding, la fase di planning e la fase di actioning.
Nella fase di feeding noi andiamo a raccogliere tutti quelli che sono gli stimoli esterni, quindi consumer needs, l'analisi delle startup, lo scouting, andare a guardare i competitor, quali sono i market trend, prendere informazioni dalla filiera, quindi dai supplier, i macro trend, quindi del contesto anche in cui e del mercato in cui l'azienda opera, e le andiamo, diciamo così, a matchare con quelle che sono le informazioni interne. Ecco, vorrei spendere una parolina velocissima sulle informazioni interne, che molto spesso le aziende non sanno di avere. Quindi già nella fase di feeding molti tendono a guardiamo fuori, vediamo cosa c'è fuori. Ok, ma tu sei consapevole di quello che hai dentro? Perché magari ci sono delle informazioni o delle come dire, competenze che si va subito a cercare fuori, no? Adesso va tanto di moda l'open innovation, andiamo tutti subito a cercare fuori, senza avere la coscienza, chiamiamola così, di quelle che sono le risorse interne. Però questo è argomento e oggetto eventualmente di un altro webinar. Quindi, avendo tutta questa montagna, chiamiamola così, di informazioni, possiamo essere ispirati, quindi entriamo in questa fase di envisioning dove cerchiamo di produrre più idee possibili sulla base di quella che è l'ispirazione che abbiamo raccolto nella fase di feeding. Quindi cominciamo un po' a unire i puntini, a capire qual è il contesto in cui l'azienda si trova in questo momento e ci facciamo venire delle idee, vedete le lampadine. Qui è già un buon momento per applicare il primo filtro, quindi già nell'ottica adesso agile di sprint, cominciare a mettere appunto un filtro per capire quelli che sono gli MVP, quindi minimum value product, che possiamo cominciare a testare, cominciare a capire insomma dove fare un piccolo investimento per avere l'MVP da poter poi testare e quindi riapplicare di nuovo il modello dei 7 criteri per poi effettivamente capire come è andato il test e come leggere il test. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo inserire le nostre macro idee, che quindi sono ancora di fatto a un livello embrionale, nella nostra fase di planning, cioè cominciare a fare delle roadmap di innovazione, roadmap che possono essere roadmap generali, roadmap per platform, per BU, per area, per cui di solito avere una macro roadmap di tutto non è facilissimo, cioè la strategic roadmap che dà le linee guida delle aree, chiamiamole aree strategiche, dove l'azienda vuole andare a svilupparsi, e poi è utile ragionare per roadmap appunto divise magari per area o per linea di prodotto, per esempio. Quindi a questo punto, mettendo anche in un arco temporale di medio-lungo termine quelle che sono le nostre idee embrionali, ecco che è utile fare una nuova un nuovo sprint, chiamiamolo così, di generazione di idee per affinare quelle che abbiamo messo in roadmap e quelle su cui abbiamo testato il nostro MVP. Una volta fatto questo, l'MVP prende, diciamo, una forma più di prototipo, quindi un vero e proprio prodotto che a questo punto, di solito nelle multinazionali, va in pasto al mercato locale o alla BU. In altre aziende passa di mano allo sviluppo vero e proprio e cominciamo a ragionare su quella che potrebbe essere la scalabilità, però di fatto è entrato in quella che è la fase di actioning, cioè la messa a terra effettiva dell'idea. Ecco, queste sono le tre macrofasi che poggiano su due basamenti molto importanti che sono il managing e il measuring. Il managing, io ho messo come primo punto un cultural change, cioè purtroppo, ma dico per fortuna per i consulenti, ancora molte aziende hanno
hanno inserito sì dei processi di innovazione come quello che vi ho descritto, ma non c'è stato il cambio culturale, per cui è molto rischioso, perché questo processo è facile che rimanga un post-it, appunto, appiccicato alla parete. E quindi è necessario, come dire, supportare tutto questo processo con dei piani di change management affinché possa avvenire veramente il salto culturale. C'è bisogno di uno strategic thinking, io ho scritto lì, cioè di una visione, di un'illuminazione da parte, sì, dall'alto, che è, diciamo, di solito l'executive piuttosto che CEO, insomma, danno quelle che sono le direzioni strategiche, ma in realtà abbiamo visto che l'innovazione passa attraverso tutta l'azienda e quindi poi tutti devono avere un pensiero aperto e strategico per cogliere anche le opportunità nella fase di planning e nella fase di actioning soprattutto. E poi la governance. Cioè, questo processo va governato, non solo va governato il progetto, perché il progetto abbiamo detto che entra nella fase di actioning, cioè noi parliamo di innovazione su un livello di progetto quando entriamo nella fase di actioning, ma l'innovazione è partita molto prima. Quindi governare tutto il processo con degli attori, diciamo così, skillati, passatemi il termine, quindi non solo il progetto. E questa governance si sovrappone anche con l'altro basamento che è il measuring, quindi organizzare dei KPI, una buona scorecard che possa aiutarci nella governance, appunto, nel mantenere le redini di questo processo. Quindi abbiamo detto che il modello dei 7 criteri si può applicare più volte lungo questo percorso. Ma vediamo esattamente che cos'è questo modello dei 7 criteri. Sono 7 punti di vista diverse, 7 lenti diverse, con cui poter valutare un'iniziativa o appunto un'iniziativa di innovazione o un'idea. Questo ci aiuta a intanto dare una forma un pochettino più definita a quello che è un pensiero. Misurare l'impatto di questa iniziativa, poter comparare le diverse iniziative. Il modello può essere usato su una iniziativa e quindi come dire, dare un valore alla singola iniziativa, ma questo ci permette, avendo un portafoglio, di poterle comparare, quindi capire se è più prioritaria, tra virgolette, una rispetto che a un'altra, oppure dove sono i punti di attenzione di una rispetto a un'altra. Il modello dei 7 criteri, essendo 7 lenti diverse, presuppone 7 attori diversi, per cui aiuta come dire, questo supporto, questo lavorare insieme delle diverse funzioni aziendali e supporta di fatto, per quello che vi ho raccontato prima, anche un cambiamento culturale, no? Quindi non lavorare più in silos, che anche questa è una parola, insomma, che tutti pensano che non si dica più, in realtà poi nella pratica effettiva le aziende hanno ancora i silos e li mantengono erroneamente, secondo me. Quindi anche l'applicazione di un modello come questo aiuta il vero lavoro interfunzionale. Allora, lì è saltata la. Adesso vi racconto cosa c'è scritto nelle frecce, che non mi sono accorta, scusate. Allora, questi sono i 7 criteri. Come vedete, ho cambiato il layout della slide e si è spaginato tutto. Comunque, abbiamo 7 punti di vista diversi: attrattività del mercato, competitive advantage, strategic fit, technical feasibility, core competence, un occhio al rischio e il benefit. Allora, per come li abbiamo messi qua, io vi ho girato una riga blu. Di solito la market attractiveness di un'innovation idea, di un concetto, di un'iniziativa di innovazione e la competitive advantage sono 2 aspetti che guardano all'esterno dell'azienda. Gli altri guardano più all'interno, quindi a una fattibilità. Se guardo fuori, guardo al valore, guardo all'impatto, se guardo dentro, guardo di fatto alla fattibilità e al costo, anche se il costo ve l'ho messo in grigetto, perché non è uno dei 7 criteri, è l'ottavo.
Il benefit l'ho messo a metà, perché l'introduzione di una nuova tecnologia, per esempio, potrebbe avere più beneficio a livello di cost saving o a livello di incremento di produttività rispetto a quello che potrebbe essere una nuova feature di un nuovo prodotto e quindi creare un valore diverso sul mercato. Che poi tutto quello che è efficienza interna si ribalti, per esempio nel mondo del consumer goods, si ribalta sul valore del prodotto stesso, quindi sul prezzo banalmente del prodotto stesso, o aumenta il margine dell'azienda. Bene, così, però qui io intendevo dire che magari appunto si possono considerare anche dei benefici interni nel adottare o nel non adottare una tecnologia. E va questo concetto di pari con il rischio, no? Quindi il rischio di portarla dentro, ma il rischio anche di non portarla dentro, questa nuova tecnologia. Per esempio, il financial reward, soprattutto in una prima fase di scrematura dei concetti, non lo consideriamo neanche, non è un criterio di scelta. Ma è tutto, si è spaginato, perdonatemi. Vabbè. Allora, come agire come applicare questo modello? Allora, dobbiamo decidere prima di tutto, torno un attimo indietro, quali sono tra questi 7 criteri quelli che all'azienda in questo momento interessano di più. Dopo vi faccio vedere degli esempi di aziende che l'hanno adottato e capiremo un po' meglio. Comunque, io ne ho messi qua 7 perché sono quelli che mi sembravano coprire tutti gli aspetti. Molte altre aziende ne hanno aggiunti o tolti. C'è chi ne usa solamente due, valore e fattibilità, quindi questa linea blu, no? Valore verso fuori, fattibilità verso il dentro, che è la prima matrice di solito che si fa quando si ragiona su un portafoglio di idee. C'è chi ha aggiunto sinergia, per esempio, c'è chi ha aggiunto scalabilità. C'è chi ha accorpato, quindi il primo step è capire quali sono i criteri che effettivamente l'azienda vuole analizzare. Dopodiché, all'interno di ogni criterio, dobbiamo andare a capire quali sono i concetti che tengono in piedi quel criterio. Quindi cominciamo a trovare dei parametri. Terzo step. Per dare come dire, un valore al parametro, cominciamo a ragionare con gli score. Score che in una primissima fase non sono dei KPI, sono delle valutazioni rispetto al parametro che io sto andando a prendere in considerazione. Vabbè, qui non vi dico niente di nuovo. Nel definire lo score, ovviamente applichiamo diciamo, i criteri SMART, quindi deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, realistico e temporizzabile, diciamo così, collocabile nel tempo. Ma veniamo un po' a così, entrare nel dettaglio in quelli che sono alcuni spunti che vi ho messo qui per costruire i parametri all'interno dei criteri, no? Quindi quando andiamo a parlare di market attractiveness, che cosa vuol dire? Che cosa vuole intendere l'azienda con quest'idea è più attrattiva sul mercato rispetto a un'altra? Per esempio, potrebbe essere qual è la dimensione del mercato che quest'idea mi permette di raggiungere? Qual è il tasso di crescita di questo mercato? Oppure lo strategic fit. Qual è il ruolo di questa idea all'interno della roadmap strategica? Mi viene in mente un esempio che faccio sempre. Io ho lavorato quasi 10 anni in aziende big del settore food e 6 anni e mezzo ho lavorato in Barilla. E lo strategic fit, quando mi occupavo di portfolio management dell'innovazione, era tutto quello che era pasta a strategic fit altissimo, tutto quello che è bakery a strategic fit basso. Perché?
la strategia era quella di rilanciare la pasta, questo tra il 2009 e il 2014, 2015, quando ho lavorato con loro su questo ruolo. Quindi questa era la linea strategica, quindi di fatto questo indicatore aveva poco senso nel cockpit che utilizzava Barilla, perché si sapeva già che lo strategic fit era alto se era un progetto di pasta o sugo, basso se era un progetto di bakery. Competitive advantage, quindi quanto per esempio questa nuova idea mi porta a differenziazione rispetto a quello che esiste già, ma non solo, cioè mi permette di raggiungere un nuovo mercato, di creare qualcosa di completamente nuovo, di creare un segmento nuovo dove non ci sono competitor, perché recentemente sto sposando sempre di più la filosofia di Simon Sinek, che sicuramente conoscerete, che non bisogna competere, bisogna creare delle cose nuove. E quindi, per esempio, un'azienda più illuminata, questo criterio magari non lo tiene in considerazione, appunto per questo motivo. Quindi, sempre, no, per quello che vi dicevo prima, queste sono delle linee guida, createvi voi il vostro cockpit, il vostro cruscotto con i criteri. La parte, insomma, invece più interna, il technical feasibility, quindi il grado di complessità. Come posso misurare il grado di complessità della soluzione, insomma, della tecnologia che sto sviluppando, se esiste già, per esempio, ma è nuova per l'azienda, quindi avrò un certo livello di sforzo nell'adattarla a quello che sono magari le mie strutture interne, oppure qualcosa che non esiste proprio da nessuna parte, quindi la fattibilità in questo caso boh, sarà bassa, perché comunque non ci sono delle prove, non c'è qualcuno che l'ha già fatto. Oppure, per esempio, su quanti plant va a impattare, e allora qui si entra appunto nella complessità. Molte aziende la parte di technical feasibility la dividono in due, cioè la fattibilità tecnica, puramente tecnica, e l'adottabilità, diciamo, come può essere scalata all'interno. Quindi quanti plant per esempio sono impattati, oppure non so quante linee sono impattate, quante macchine sono impattate, quindi la complessità nell'adottare quella soluzione. Le core competence, quindi il grado di conoscenza della materia, quindi mi sto lanciando in una cosa per me completamente nuova. Non ne so niente, non ho core competence, è molto rischio. Per esempio, faccio un altro esempio classico di Barilla, mi perdoneranno. Posso ovviamente raccontarvi queste cose perché è cambiato il mondo nel frattempo, però rende l'idea. Quando hanno cominciato a fare i ready meal, non so se qualcuno se ne è mai accorto, avevano, diciamo, questa linea di prodotti freschi, chiamiamoli così, congelati, che andavano nella ristorazione veloce, ed erano appunto piatti pronti di pasta che andavano solamente scaldati. Cosa non è andato bene? Non è andato bene, il fatto che nessuno in Barilla avesse competenze sulla catena del freddo. Quindi c'è stato un bagno di sangue, perché Barilla, con tutti i super top mega manager bravissimi, nessuno aveva mai gestito una catena del freddo, cioè è tutto secco, quindi una catena del freddo così importante. E quindi lì c'è stato, sono andati a schiantare. Infatti non esistono più. Quindi componente rischio, che è di fatto tutto quello che abbiamo visto fino adesso, visto con gli occhi di chi poi dice: ok, adesso se non ho le competenze, qual è il livello di rischio di questa idea se io non conosco niente qui? Oppure, appunto, sono capace o non sono capace di sviluppare questa soluzione tecnica, quant'è il rischio? Quindi di fatto il rischio per alcune aziende non è un indicatore a sé stante, ma è un, chiamiamolo, campo calcolato rispetto agli score che ho dato agli altri criteri.
Il benefit, che appunto potrebbe essere impatto interno ma anche impatto esterno, qui proprio andiamo a dare uno score, dare un punteggio a quello che è il valore, a quello che è l'impatto che noi pensiamo che abbia l'idea, sempre però declinato secondo alcuni parametri. E il financial reward, che abbiamo detto costo-beneficio, ma non è uno dei primi criteri di scelta. Come dicevo, alcuni hanno messo anche, appunto, per esempio, hanno tolto lo strategic fit, hanno messo sinergie, cioè capire quanto quest'idea è sinergica con altri progetti del portafoglio, oppure la scalabilità, quindi capire se io faccio un MVP e lo posso, viene in mente un'azienda farmaceutica che abbiamo applicato questo modello recentemente, l'ho sviluppato solo per il centro di, non so io, Milano 3, un minimo value product bellissimo, funzionantissimo e tutto quanto, negli altri centri funziona, qual è la particolarità degli altri centri? Lo adotterebbero, quindi capire la scalabilità di un progetto. Quindi tutto questo che cosa ci aiuta a fare? In primo luogo a scremare, diciamo, quella che è l'innovazione dalla renovation o dai progetti di saving, quindi l'innovazione, diciamo, vera rispetto a quella che è l'innovazione più incrementale oppure più legata a progetti di saving, ma che di fatto non sono innovazione. Io mi rifaccio sempre al consumer good, ma si possono trovare parallelismi anche in altri settori. Se vado a fare un cambio ricetta o vado a fare un cambio pack, quella è una renovation. Se vado a fare la linea del mooncake, quindi oppure dei biscotti al vapore, che è completamente una tecnologia diversa da quello che ho, allora lì sì posso parlare di innovazione. Questo ci aiuta a capire come gestire le differenti tipologie di progetto. L'innovazione vera, e qua bisogna un po' metterci la faccia, e anche all'interno dell'azienda, molte aziende non dicono tutti che fanno super innovazione. In realtà poi vai a vedere, hanno cambiato magari un ingrediente o hanno cambiato il colore del pack. Questo, dicevo, ci aiuta effettivamente a prendere coscienza di come è fatto il nostro portafoglio di idee e poi che diventeranno progetti. Quindi siamo innovativi o siamo sì, bene. E nel grado di innovazione, che grado di innovazione stiamo portando avanti, stiamo generando, e soprattutto ci dà un'indicazione di come poter gestire in modo diverso i progetti all'interno del portafoglio di innovazione, perché sicuramente un'innovazione disruptive sarà gestita con, non so, dei cicli di approvazione diversi, dei cicli di analisi diversi, rispetto a quello che è invece un'innovazione magari più incrementale. Allora, intanto nel pratico, visto che è già passata mezz'ora, vi faccio qualche esempio. Questa è un'azienda molto grande, multinazionale, che si occupa di dispositivi elettronici. Vedete che criteri hanno utilizzato loro. Quindi questo è, diciamo, un po' un file Excel che ci sta dietro al modello dei 7 criteri. Hanno utilizzato di fatto quattro macro criteri, che sono uno che guarda fuori al mercato, quindi hanno accorpato la market attractiveness, il competitive advantage e lo strategic fit, e quella, diciamo, un po' la riga che guarda fuori. Il benefit, poi hanno guardato alla technical analysis e poi hanno guardato al rischio e alle criticalità, quindi alle criticalities. Di fatto vedete che c'è una netta differenza tra i primi due e i secondi due. I primi due sono di valore, i secondi due sono di fattibilità. Quindi una prima macroanalisi è nuovamente riconducibile a quella matrice famosa di valore fattibilità. Guardando loro come hanno declinato i parametri, diamo un po' di concretezza a quello che vi ho raccontato fino adesso. Quindi, nel primo blocco, quando si parla, appunto, si parla del mercato, si guarda fuori, loro hanno detto: ok, technology leadership la definiamo bassa quando
c'è già qualcosa sul mercato, quindi noi siamo follower. La definiamo media quando sì, ci aggiunge valore, la definiamo alta quando noi siamo i primi sul mercato ad avere questo prodotto, questa feature, questa tecnologia. Brand image, quindi loro hanno guardato questo anche, quanto impattava sull'immagine del brand, il fatto di perseguire o non perseguire quell'idea. Allineamento con quelle che sono le business line, le strategie della business line, e se sono stati rispettati tutti i need, che in questo caso questo modello è stato applicato dalla R&D, per cui loro facevano un check sul fatto di avere, se l'idea aveva diciamo così, risposto ai need che arrivavano dal marketing, quanto questo aveva, l'idea aveva risposto a quanti. Benefit, se portava un saving esterno, sostenibilità, le sinergie con altre linee di prodotto, se questa tecnologia, questa nuova feature abilitava a nuove applicazioni, quindi enabling new application, e se creava un internal saving. Vedete come poi comunque nel creare lo score sono stati molto alti di livello, no? Quindi banalmente 3, alto, medio o basso. Quindi mettendo poi lo score per ognuna di queste righe veniva fuori un numerino che collocava queste idee di fatto in un ranking. Quindi ecco. Banalmente questo qui poi è riassunto, perché calcolate che ognuno di questi è relativo a un'idea, quindi poi messi insieme trovate qua nelle righe delle idee, diciamo, fittizie, e abbiamo raggruppato il risk e il value, no? Questi due macro indicatori con dei numeri oggettivi, quindi abbiamo un ranking di idee che non sono rankizzate in base alla pancia o in base a chi urla di più o in base a chi è più leader no, all'interno dell'azienda, ma c'è oggettivamente una raccolta di dati che poi siano corretti, siano pilotati, siano, non lo sappiamo, però è un'idea macro per avere come dire, una prima scrematura di quello che si può portare avanti e che cosa invece sarebbe meglio deprioritizzare. Perché di solito non si cancella mai niente, le aziende non buttano via mai niente, ma magari lo mettono un po' in un repository lì nel, come dire, nel freezer, no? Quando poi c'è la possibilità, si apre il repository, si apre il freezer e si scongela quell'idea che comunque però aveva avuto un primo vaglio corposo e un primo vaglio con un senso. Questa, diciamo, è un'altra rappresentazione grafica rispetto a quell'Excel, quindi i due famosi assi, Technical Feasibility e Benefit. Ecco, questa è una visualizzazione classica a palle che può essere fatta nel portafoglio per capire quanto l'azienda è innovativa e quanto l'innovazione sta portando impatto. Come vedete, qua siamo un po' piatti in questo caso. Questo è un altro esempio di un'altra azienda media italiana. E come vi dicevo, loro, per esempio, hanno utilizzato il criterio delle sinergie. Hanno utilizzato lo stretch fit, vedete, loro ne hanno messo addirittura 8. La technical complexity così declinata, quindi ecco il lavoro più corposo, quello più difficile, quello che va fatto con diciamo tutti gli attori, è questo, cioè decidere quali sono i criteri, come vengono descritti questi criteri e che punteggio dare, cioè alto, ok, cosa vuol dire alto, cosa vuol dire medio, che cosa vuol dire basso. C'è chi va molto nel dettaglio, proprio mettendo i numeri, per esempio il benefit è alto se questa soluzione mi porta a un incremento della produttività del 30%. Se è dal 30 al 20 è medio, se è sotto il 20 è basso. Ecco, questo è molto difficile in una fase embrionale dell'idea, però già dire mi porta un beneficio alto perché mi impatta su questo, questo e questo, questo è un ragionamento da fare anche in fase embrionale. Poi se vogliamo metterci il 30%, il 20% e decidere qual è la soglia, lo affineremo durante
diciamo, la progressione del progetto. Quindi ecco, questo è un altro esempio. Loro avevano inserito l'overall budget, ma più che altro per capire se l'idea richiedeva interventi esterni, cioè appunto magari non c'era una competenza per cui bisognava attingere da fuori, o che tipo di investimento bisognava fare per formare le persone su questa, sull'uso di questa tecnologia, per esempio. E poi hanno messo un indicatore molto carino, che è la probability of success, che però era, diciamo, un campo calcolato che era l'inverso della technical complexity, quindi più è complesso e meno c'è, cioè, la probabilità di successo, e loro ragionavano su quello, però vabbè, questo era carino. Questo è un esempio di come l'azienda che vi ho fatto vedere adesso utilizza questo score. Per ogni idea prepara questo template, chiamiamolo così, dove c'è il nome dell'idea, alcuni bullet point che aiutano a descrivere l'idea in modo omogeneo una con l'altra, il nome ovviamente del project leader o di chi l'ha proposto, le cose che vanno investigate, quindi i punti di attenzione. E poi gli score che qui li hanno divisi in due in questa prima chart, perché hanno visto qual era lo score che dava il proposer, cioè il team o la persona che proponeva questa idea al comitato, metteva uno score secondo le sue analisi. E poi il comitato validava o sbugiardava questo score in base alle proprie conoscenze, oppure chiedeva di aumentare lo score al prossimo giro facendo delle analisi ulteriori prima di procedere. Quindi di fatto, ecco, questo è un po' come si applica il modello. Quando vi ho mostrato qualche esempio, volevo lasciarvi con questa chart di suggerimenti generali, che insomma sembra banale, ma in realtà ho visto che molte poi aziende, quando cercano di applicare un modello del genere, trovano difficoltà se non si fa attenzione a questi punti. Definire i criteri e i parametri davvero utili per voi, che siano due, tre, bene, non è importanza, anzi, meglio se siano meno che più, se saranno meno che più, perché poi li dovete effettivamente valutare e dovete dare degli score che abbiano un senso, quindi che siano quelli veramente rilevanti per voi. Testare, mettere giù il vostro schemino, testarlo su due o tre idee e vi accorgerete che non andrà bene per tutte. Ma qui il suggerimento è ragionare lo schema finché vada bene per tutte, perché questo è il punto. Altrimenti diventa una valutazione ad hoc e quindi poi le idee non sono più comparabili. Farvi aiutare, no, nel definire un cruscotto che sia veramente condiviso e che abbracci veramente tutti i punti di vista, quindi tutte le persone che hanno le informazioni sul mercato, sulla fattibilità tecnica, siano al tavolo mentre si fa questo esercizio. Definire quelli che sono le modalità degli score: potete dare una scala da 1 a 3, da 1 a 5, potete dire ok, il benefit si realizza se. E fare una checklist e vedere quante della checklist sono presi. Quindi ecco, però cercate di ricondurre tutto a un numero. Allora, questo modello funziona molto molto bene per aziende che hanno tante idee. Funziona bene preso da solo per aziende che hanno poche idee e diventa come dire, un supporto alla valutazione completa di un'idea. Se lo dovete applicare a 5 idee, 10 idee, insomma, tenetelo ancora più snello. Ecco. Quando dovete lavorare su 200 idee, questa è una macchina da guerra, per esempio. E quindi, oppure vi può aiutare anche a costruire uno storytelling, dietro l'idea che voi dovete portare all'attenzione, magari appunto dei piani più alti.
Quindi ecco, come tutto, tutte le metodologie nuove, processi nuovi, anche questo, come abbiamo visto, è di fatto un processo perché prevede comunque il coinvolgimento di attori, di tempistiche, è di fatto un processo. Se vogliamo utilizzarlo in azienda, prevediamo anche il fatto di divulgarlo nel modo corretto, quindi di fare un minimo di quello che è, diciamo, un piano di change management che sembra un po' altisonante, però in effetti di fatto noi stiamo utilizzando un tool che se riteniamo essere utile va promosso, va divulgato, altrimenti non sarà adottato. Quindi tutto lo sforzo che abbiamo fatto, perché come vi dicevo, lo sforzo iniziale di definire i criteri, definire i parametri e gli score è un bello sforzo. Ecco, l'altro suggerimento è tenetelo semplice, ma ve l'ho detto in tutti i modi. Un punto di attenzione, è tenere la coerenza tra gli score, cioè definite la modalità di score che volete dare, se una scala è una scala per tutti i criteri, se una checklist è una checklist per tutti i criteri, altrimenti è molto, come dire, taroccabile, passatemi il termine. Ok, io vi ringrazio, spero che insomma sia stato utile per voi questo mio intervento. Qui trovate la mia mail nel caso voleste insomma qualche informazione in più o insomma aveste qualche altra domanda. Io so che adesso è il momento per fare le domande, quindi se avete piacere, ecco, io sono qua. Altrimenti potete insomma scrivermi come volete. Se volete scrivere anche delle domande nella chat o insomma, so che avete aperto i microfoni, quindi magari se qualcuno ha qualcosa da chiedere, altrimenti andiamo tutti a pranzo. Ok, allora vuol dire che sono stata super chiara, non ci sono domande. Visto che nessuno rompe il ghiaccio, magari provo io. Mi chiamo Anna Moreno e sono il presidente di un'associazione che promuove la digitalizzazione del settore edile. Quello che io vedo all'interno, diciamo, delle imprese edili è che c'è sicuramente una difficoltà di gestire l'innovazione, perché non comprendono che appunto l'innovazione deve riguardare tutti e non solo magari una o due persone che hanno acquistato un software per fare i disegni tridimensionali, quando il BIM no, non è questo, ma è proprio ripensare a tutti i propri processi. Quindi volevo chiedere se, ripeto, come associazione, che cosa potrei fare per divulgare queste idee così ben presentate all'interno di imprese che sono assolutamente molto tradizionali. Il settore edile è quanto di più tradizionale ci sia nei settori industriali, stanno anche più indietro del settore agroalimentare. Allora, grazie intanto della domanda. Rispondo, in questo caso mi metto un attimo il cappello Ambrosetti, perché allora, una cosa che abbiamo visto essere molto molto utile è l'envisioning, chiamiamolo così, cioè portare delle testimonianze, degli esempi, appunto, sì, degli stimoli, degli spunti di aziende particolarmente illuminate, anche di altri settori, e portare lì le persone a fargli fare un intervento proprio fisico, nel senso che possano raccontare quelli che sono i benefici di una innovazione diffusa all'interno dell'azienda, di una innovazione anche digitale, adesso ovviamente
Questo è il focus, e possano portare però anche delle esperienze su quelli che sono i punti di attenzione e i punti critici. E questo abbiamo visto che è una prima fase per, tra virgolette, smuovere le coscienze. Dopodiché, è utile far lavorare, le aziende su effettivamente capire che cosa a loro sarebbe utile per loro, perché ne parlavo proprio stamattina con un'altra azienda che diceva: ah, per me il digitale è la nostra nuova frontiera del prossimo anno, però poi guardo e a noi non serve, cioè, quantomeno tutte queste cose no, dell'artificial intelligence, della realtà aumentata, non sono applicabili in un'azienda di 50 persone da noi, quindi non dobbiamo neanche forzare la mano in quel senso. È ovvio che un supporto digitale in questo periodo sta diventando quasi imprescindibile, ma bisogna capire qual è e come poi portarlo dentro e qual è effettivamente l'impatto. Una volta che si è deciso, insomma, che il concetto di innovazione che si vuole portare dentro è effettivamente valido, può effettivamente portare valore, un'altra cosa che sto, insomma, aiutando le aziende un po' a fare in questo periodo è a strutturare, sembra veramente un parolone, ma a strutturare un piano di change management, perché è importantissimo. Il cambiamento lo fanno le persone prima di abbracciare un nuovo modo di lavorare devono essere portate a bordo. Bisogna spiegare molto bene perché sta succedendo questa cosa, qual è il vantaggio che loro avrebbero abbracciando questa nuova iniziativa, e quindi poi una volta che abbiamo portato a casa questi due obiettivi, allora si può implementare la soluzione, si può fisicamente portarla dentro. Quindi questo, di solito le aziende, sto notando che queste due fasi le saltano a pie pari, perché dicono: sì, ok, entra il nuovo software, si usa perché l'ho deciso io, facciamo un training, tutti fanno 2 ore di training e il software si usa. Ecco, non funziona proprio Non è così. quella, no, infatti. Per Infatti. cui la fase. Solo un commento che ieri ho sentito, c'è una conferenza in questi giorni proprio su queste tecnologie, c'era presentavano alcuni del Perù che lavoravano con la pubblica amministrazione. E hanno detto che loro gli avevano fatto i conti che se fossero diventati più efficienti utilizzando appunto il BIM, la digitalizzazione, avrebbero prodotto 10.000 nuove abitazioni ogni anno per i senza tetto. Quindi questo effettivamente è un valore ovviamente cui tutti dovrebbero essere sensibili, però poi da lì a riuscire a cambiare i processi delle pubbliche amministrazioni, per dire dei nostri 9.000 comuni, 20 e passa regioni e non so quante province, è tutto un altro discorso. Sì, Oh. questo è vero. Grazie comunque dei suggerimenti, sono effettivamente utili. Prego. Ok. Se nessun altro ha commenti, considerazioni, vi ritrovate nelle vostre aziende, cioè qualcosa che già fate? Va bene, dai, vogliamo andare tutti a pranzo. Perfetto. Allora, io vi ringrazio e vi saluto. Io ho un altro webinar sempre con voi il lunedì sul Innovation Culture Canvas. Quindi se avete piacere, mi ritrovate lunedì.